nazionale. Ci sono state richieste provenienti dai cittadini residenti e dai commercianti ambulanti. L'associazione ha raccolto circa 250 firme, segno della forte volontà popolare per questa iniziativa, e che la situazione di crisi economica dovrebbe spingere tutte le amministrazioni a sviluppare tutte quelle strategie atte a favorire lo sviluppo delle comunità non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. Il progetto poi, in sintesi, prevede lo svolgimento di un mercatino rionale la prima domenica del mese di ogni mese, escluso ovviamente il mese di agosto. Già 16 commercianti hanno aderito e hanno dimostrato interesse allo svolgimento di tale attività, dando una disponibilità per i mesi di maggio, giugno, luglio dell'anno 2015, con l'intento di proseguire, qualora si venisse a realizzare, anche nei mesi da settembre in avanti. L'eventuale ricavato degli oneri per l'utilizzo dell'area da parte degli ambulanti si chiede che debba essere reinvestito per la manutenzione del verde pubblico delle aree verdi del quartiere, e si impegna la Giunta a rendicontare pubblicamente gli introiti che il Comune dovesse percepire dagli ambulanti per l'usufrutto del suolo e degli altri servizi connessi, a destinare allo sviluppo e alla cura e alla manutenzione delle aree verdi del quartiere gli introiti per il punto questo mercatino, a predisporre tutte le misure necessarie per concorrere alla realizzazione del progetto. Ecco, questo è un termine quanto mai generico, ma vuole stare a significare di farsi carico nei confronti della Regione per la richiesta, ovviamente, della concessione di questo mercato, e di indire, pur essendoci già 16 commercianti disponibili, un bando pubblico per comporre, diciamo così, la totalità degli interessi, e di dare pubblicità all'evento mediante tutti i mezzi di informazione predisposti dalle amministrazioni comunali. Vorrebbe intervenire l'assessore Rubiani. Vabbè, abbiamo analizzato anche con gli uffici la proposta pervenuta, anche se devo dire che non l'abbiamo mai avuto in questo periodo e non mi risulta neanche fosse stato evidenziato negli anni precedenti sollecitazioni per verificare un percorso di fattibilità di un mercatino rionale. In realtà si configura da un punto di vista normativo come un mercato concepito nel senso stretto del termine, quindi va istituito seguendo i percorsi della legge regionale, va definito un'area mercatale, va definito con la regione il percorso previsto dalla legge, quindi la pubblicazione sul BUR. Dopodiché si deve fare per legge un bando e quindi raccogliere le adesioni, e pertanto non c'è le 15 adesioni che voi avete allegato, pur dando un senso magari della disponibilità, in realtà non sono significative da un punto di vista del risultato, perché poi diciamo si definisce il numero, la precedenza in base alla graduatoria, i punteggi, insomma tutte le robe previste dalla normativa. Quindi diciamo un percorso abbastanza complesso, non è una roba semplicissima, è anche un percorso diciamo che prevede un'implicazione dal punto di vista degli uffici di impegno di tempo e di personale. Relativamente alla richiesta che voi evidenziate rispetto all'utilizzo delle risorse economiche da utilizzare nel territorio per il verde e la gestione degli spazi, tengo a precisare che a fianco di un'entrata si deve valutare anche una spesa che non è indifferente, e da quello che abbiamo calcolato noi supera ampiamente
l'introito d'entrata, anche se non abbiamo ancora i dati da ERA per lo spazzamento, ma voi tenete conto, ci vuole lo spazzamento, ci vuole il personale, ci vuole il vigile, c'è tutta una serie, ci sono i dipendenti, tutta una serie di spese che da un punto di vista puramente economico non è che creano un gran vantaggio, probabilmente saremo in passivo. Da un punto di vista dell'attrazione commerciale, un mercato di questo genere, che è un mercato diciamo simile a quello del giovedì da un punto di vista della tipologia di prodotto, e che non si caratterizza da un punto di vista della qualità dell'offerta, o non si differenzia da un punto di vista della qualità dell'offerta, dubito che abbia un'attrazione commerciale reale. Il rischio potrebbe tranquillamente essere quello che diventi un mercato di spuntisti, che sono quelli che sono in fondo alla graduatoria, che entrano solo al momento che gli spazi assegnati sono liberi, e quindi un mercato che tutte le volte cambia tipologia di prodotto. Quindi, tenendo conto che il quartiere nel quale voi evidenziate questo intervento, cioè, non possiamo parlare di un quartiere periferico, nel senso che è un quartiere contiguo al centro della città, ed è un quartiere che vede soprattutto d'estate molte iniziative, molte attività, soprattutto nel parco e nelle aree adiacenti. Insomma, il nostro è un paese molto, molto, con uno spazio abitativo molto, molto concentrato, e quindi non abbiamo delle aree periferiche come potrebbe avere Modena o Bologna. E quindi credo, poi lo valutiamo, cioè nel senso mi dispiace un po' l'approccio che c'è stato, nel senso che la mia disponibilità è ampia, come credo tutti riconosciate, e quindi si poteva avere un approccio un po' diverso che non un intervento di questo tipo, che in realtà ci crea può creare rigidità e non ampie disponibilità. Io personalmente ritengo che interventi di questo tipo devono essere fatti non con una periodicità che si configurano come un mercato stabile, ma con diciamo periodi determinati, come per esempio facciamo per il mercato che è stato istituito in passato e che noi manterremo, il mercato degli agricoltori, il mercato di alcune attività magari specifiche, specializzate, che possono in qualche modo creare attrazione commerciale. Tenete conto che noi siamo in presenza a Vignola del secondo mercato in provincia di Modena dopo quello di Modena. Cioè, non siamo un paese, non so, come alcuni paesi nostri confinanti, anche delle nostre stesse dimensioni, che hanno magari mercatini molto, molto limitati, molto ristretti, con una modesta gamma di prodotto, di merceologia. Noi abbiamo 230 banchi, stiamo adesso affrontando il problema anche della sistemazione delle banchi del giovedì, perché abbiamo dei problemi di collocazione, di viabilità e tutte le cose che conoscete. Quindi onestamente credo che questo tipo di proposta, al di là delle firme raccolte, che capisco che i cittadini magari possono anche così a sensazione pensare che possa essere una roba interessante, ma cioè, o si fa un mercato che crea attrazione commerciale, oppure diventa un mercato che è destinato a morire. Ormai delle esperienze in questi settori ne abbiamo a migliaia. Ho fatto il presidente della più grossa associazione di commercio della provincia di Modena, che associa l'80% degli ambulanti in provincia di Modena. Qualcosina di mercato lo conosco, insomma. Quindi ritengo onestamente, vi invito magari a fare un confronto più sereno e a vedere se all'interno di questi percorsi, di questi ragionamenti, si possa trovare anche soluzioni che stimolano, perché l'amministrazione comunale è sempre stata
e fino a quando ci sono io lo sarà sempre, sensibile allo sviluppo economico del nostro territorio e l'attrazione commerciale, perché il nostro è un territorio che vede più di 600 attività commerciali, vede il settore del terziario del commercio come il settore prevalente del nostro territorio. Una proposta con queste caratteristiche mi sembra che, a mio modesto parere, non raggiunga l'obiettivo che magari onestamente e in buona fede qualcuno ha cercato di stimolare. Insomma, questo è il mio parere come amministratore di questo comune. Ci sono degli interventi? Federico Clò. Sì. Allora, il discorso che solleva Rubiani è assolutamente quello corretto e corretto dal punto di vista formale, assolutamente. E diciamo, sentendo un po' quella che è la percezione anche venuta da coloro che hanno organizzato e che hanno sostanzialmente realizzato il progetto, c'è la consapevolezza di non poter sostanzialmente agire invece al posto dell'amministrazione mediante l'ordine del giorno. Ed è chiaro che l'ordine del giorno non nasce per creare nella sostanza il mercato, perché giustamente ci sono delle procedure, come ci ha ricordato anche Rubiani, devono essere seguite per determinati criteri di legge. Nella sostanza qual è però? È che la Vignola che vogliamo sostanzialmente ha reagito a uno stimolo che proveniva sostanzialmente definiamolo quartiere, che non è, diciamo, geograficamente, non essendo Vignola una metropoli, non è chiaramente nella periferia come può essere considerato un quartiere periferico di Modena, ma che effettivamente è una località, diciamo, del nostro comune, che può esprimere, su impulso del cittadino, la volontà a poter realizzare qualcosa di natura rionale. Quindi è chiaro che eventualmente il mercato non deve per forza essere quello che viene formalmente richiesto o quello che comunque è stato presentato come una proposta di sollecitazione, perché a questo punto, diciamo, nel processo di formazione sarà poi l'amministrazione che si prenderà il carico, nel caso in cui abbia intenzione di sviluppare un'idea, un progetto, un'analisi della situazione, e poter eventualmente successivamente tutti quelli che sono i passaggi amministrativi e burocratici vedere se c'è la possibilità effettiva di realizzare un qualcosa sul territorio. Questo viene naturalmente da un impulso del cittadino che si associa alla volontà di formulare una soluzione, formulare una proposta, e quindi si spunta a sollecitare diciamo dai banchi che non hanno la possibilità effettiva di governare la possibilità da parte dell'amministrazione di impegnarsi, da parte dell'amministrazione di guardare quella che è una situazione e eventualmente poter realizzare qualcosa di concreto. Naturalmente tutto il processo è nato dal fatto che si è vista la disponibilità sia da parte di cittadini e da eventuali commercianti ambulanti, che naturalmente verranno selezionati attraverso bando se ci sarà il mercato, a poter fare qualcosa sul territorio. Quindi è più che altro una richiesta di interesse da parte dell'amministrazione a guardare quella determinata zona della città di Vignola, che non vuol dire che deve essere l'unica, che non vuol dire che il mercato deve essere specificamente quello, mercato parallelo a quello del giovedì, ma che ci può essere una zona che può essere di ulteriore interesse. Poi naturalmente, se non ci sono le condizioni per cui realizzare questo progetto, viste tutte le condizioni, non è che si vorrà forzare, però è certo che si chiede all'amministrazione, in quanto amministrazione amministra, di poter verificare se ci sono le condizioni. Grazie. Mauro Minozzi. Che l'amministrazione, e in questo caso metto anche la maggioranza, sia estremamente sensibile a qualsiasi attività imprenditoriale, bisogna che non ci siano dubbi.
Bisogna che non ci siano dubbi perché, e adesso parlo per me, penso che il grande problema che ha il Paese e anche Vignola sia il discorso del lavoro e dell'occupazione. Il lavoro può essere sia dipendente sia indipendente, io non faccio nessunissima differenza purché riesca a mantenere le famiglie, per me sono uguali. Detto questo, ci sono alcune condizioni complesse. Primo, il discorso dei costi. E gli uffici stanno guardando, ho chiesto anch'io perché la cosa mi interessava particolarmente, i costi sono sicuramente superiori a quelli che possono essere i ricavi. Non ci hanno ancora dato i numeri, ma questo ci hanno dato per certo, poi dopo li verificheremo e ve li faremo avere. Secondo, anch'io ho lavorato in associazione imprenditoriale, noi avevamo meno commercianti, avevamo più altri tipi di attività, però parlando con imprenditori, parlando con colleghi, questi tipi di mercato funzionano e funzionano, vabbè, nelle grandi città, ok, non